Consigliere, intanto volevo una sua opinione su quanto accaduto oggi in aula relativamente all'ARAC, no? Solo 27 voti per nominare il nuovo membro. Come giudica questa situazione? Beh, un chiaro segnale di una scarsissima autorevolezza dell'ARAC in quanto tale, l'Agenzia Anticorruzione Regionale, è un chiaro segno anche di difficoltà da parte di Maroni, perché non è solo un nuovo membro, ma è anche il nuovo presidente, anzi la nuova presidente di ARAC. Il fatto che abbia raccolto solo 27 voti su 80 consiglieri è indice che quello che doveva essere il punto massimo di garanzia della legalità in Regione Lombardia, in realtà non riesce neanche a raccogliere consensi all'interno della maggioranza. Quanto a noi del PD, non abbiamo partecipato al voto. A voler essere più perfidi nei confronti di Maroni, avremmo potuto votare no, quindi bocciargli addirittura la candidatura. Abbiamo però preferito, per coerenza, visto che è da tempo che noi sosteniamo l'inutilità di questa ARAC, abbiamo preferito non partecipare al voto, quindi è stato un affare della maggioranza che non è riuscita a garantire neppure un minimo di decenza per quanto riguarda la votazione del nuovo presidente di ARAC. Le chiedo un ultimo parere invece su quanto accaduto nei giorni scorsi, una lettera che è arrivata da parte dell'ambasciatore turco qua a Milano per conto di Tayyip Erdogan, in cui sostanzialmente dicono ritirate la mozione del 2015 in cui avete parlato di genocidio armeno. I turchi non ci stanno e dicono perché si mantengano buoni rapporti tra Lombardia e Turchia via quella mozione. Come Beh, rispondi? perché si mantengano buoni rapporti tra Lombardia e Turchia, dovrebbe rispettare un po' di più i diritti umani, non solo nella storia, ma anche oggi il regime turco, che si contraddistingue per opacità e per tutta una serie di atteggiamenti che francamente non sono certo rassicuranti. E poi, insomma, se la Turchia chiede di non ingerire nei suoi affari interni, non vediamo perché la Turchia possa ingerire negli affari interni di altre nazioni e segnatamente di un consiglio regionale che ha espresso una propria posizione. Che non mi sembra essere assolutamente pregiudizievole di nulla nei confronti della Turchia, ma prende atto di quella che ormai possiamo definire come una verità storica.